Lei è stato distratto. Volevo dirvi due parole. Io sono qua in veste non come azionista, ho una delega per poter parlare e assisto per la seconda volta in queste conferenze, chiamiamole così, che sono psicodrammi. Sapete benissimo che non succede nulla. Non succede nulla, voi siete lì spaventati, azionisti, guerrieri, messi lì a cercare di capire se riuscirete a riprendervi i soldi che avete investito in un'azione di investimento fallimentare. Sono qua però come rappresentante di un movimento politico di 9 milioni di persone con 160 parlamentari dentro il Parlamento. Andremo a far chiarezza in Europa su questo sistema banche. Permettetemi di darvi due dati. Abbiamo 430 banche che stanno al vertice di una piramide, che controllano 13.000 multinazionali, le quali sono in rapporto a 43.000 multinazionali. Sono intrecciate tutte tra loro. Questo è il vero e grande potere che c'è oggi, che gestisce milioni di conti, milioni di miliardi e la vita di milioni di cittadini. L'1% di queste multinazionali controllano il 40% di tutte le altre multinazionali nel mondo e la maggior parte di questo 1% sono banche. Siamo dentro una banca, siamo dentro una banca particolare. Io sono di Genova come il dottor Profumo, le abbiamo inventate noi le banche, i subprime le abbiamo inventate noi, i derivati, i debiti, i titoli di Stato li abbiamo inventati noi molto prima di questa banca qua, che è una delle più antiche. Voglio solo dirvi che politicamente... No, non è la più antica, è il Banco San Giorgio. Lei è disinformato da quando... Io lei l'ho conosciuta quando faceva il bigliettario sulle autostrade, faceva già dei preventivi quando passava per il biglietto. Un uomo meraviglioso, ha fatto una carriera straordinaria, allora che finisca adesso la sua carriera. Bene, allora... No, non applaudite, non sono battute facili. È facile prendere per il culo una banca, è facile prendere per il culo il presidente di una banca, è molto facile. Io voglio solo dirvi che sono qua con un ruolo politico preciso e mi affido e leggerò, mi dà fastidio leggere, ma dovrò leggere perché non devo sbagliare una virgola con questi signori, non devo sbagliare un dato né una virgola. Quindi io parto dalla sentenza del tribunale che ha assolto e ha chiuso e archiviato il caso, del tribunale di Siena, che dice testualmente le cose che abbiamo sempre saputo e che ho detto la scorsa volta qui in quest'aula. Questa manifesta dunque il recente decreto di archiviazione sull'inchiesta Mussari Vigni. Questa manifesta in sussistenza di interesse. Se poi le do il tempo alla fine. Sì. Qua viene archiviata la posizione amministrativa ai sensi del decreto del 231 della banca. Sì, certo, no, sto dicendo questo. Viene archiviata. Questa manifesta in sussistenza di interesse per la banca. Queste sono parole non mie, parole della procura. Che finisce così. Questa manifesta di sussistenza di interesse per la banca trova conclusiva conferma nelle evidenze che emergono e da altre operazioni poste in essere dai vertici agenziali dell'epoca e che sono tuttora oggetto di indagine, cioè quello che costituisce una preziosa conferma di un interesse del tutto estraneo a quella della banca. Tali indagini valorizzano infatti in modo deciso ed equivocabile il profilo della sussistenza in capo ai vertici del Monte Paschi di Siena nel quinquennio 2006-2011, Mussari quale presidente e Vigni quale direttore, in un modo operanti autoreferenziale, verticistico e asservito al soddisfacimento di interessi di generale distonici rispetto a quello dell'ente. Ciò vale con particolare riferimento alla presenza di interessi e sollecitazioni esterne alla banca e ascrivibili in prima battuta al panorama politico locale e nazionale. Per la prima volta i magistrati determinano che sopra queste banche ci sono dei vertici politici di un certo partito, ma non fanno i nomi, non dicono neanche il partito. Allora, in questo decreto risulta chiaro che Mussari e Vigni obbedivano a ordini di politici locali e nazionali, anche se i giudici non ne fanno nomi. È evidente che sono politici del PD che avevano il controllo della Fondazione Monte dei Paschi. La peste rossa, che io ho chiamato peste rossa, nel 300 c'è stata la peste nera e i danni più derivanti, cioè la disintegrazione di metà dell'umanità dell'epoca, non è stata fatta dalla peste, ma dei rimedi della peste. Quindi il PD non è più la cura, è la malattia. Che aveva il controllo della fondazione dei Monte dei Paschi. La peste rossa non ha per ora nomi, ma un preciso indirizzo, via Nazareno Roma. Signori azionisti, la svalutazione del titolo del Monte dei Paschi è devastante. Nel 99, con la prima quotazione in borsa, il titolo arrivò a 5 euro. Il Monte dei Paschi, subito dopo la privatizzazione, era ancora l'ottima banca del periodo pubblico con un valore di 20 miliardi. Oggi, se si calcolano gli utili non fatti, gli aumenti di capitale, 15 anni di inflazione, il suo valore dovrebbe essere perlomeno il doppio. Invece il titolo è crollato a 0,102 euro.
il valore complessivo a 2 o 3 miliardi, la più grossa distruzione di valore della storia finanziaria del paese e forse dell'Europa. Bene, dall'inizio degli anni 90 geni del pensiero economico Amato, D'Alema e Bassanini, sostenuti da istituzioni come la Banca d'Italia, gridano: il sistema bancario italiano pubblico è la palla al piede dell'economia nazionale, se vi ricordate. Quando scoppia la crisi del subprime in USA, le banche private ex pubbliche in testa a quelle che sono state di gran lunga tra le migliori d'Europa, Monte dei Paschi, Intesa, San Paolo, Credito e tutte le casse di risparmio, diventate con gli accorpamenti i tre più importanti gruppi bancari del paese, sono tutte tecnicamente fallite. Il peggiore di queste banche è il Monte dei Paschi di Siena. Ma come mai il Monte dei Paschi è diventata la peggiore? Lo chiedo a voi. Azionisti che vi ritrovate in mano azioni che ora valgono 20 centesimi l'una. Lo chiedo anche a quelli che hanno investito i loro TFR, lo chiedo anche ai dipendenti che hanno investito i loro risparmi in queste azioni che non valgono quasi più niente. Siena è stata la città più rossa d'Italia, il 58%, ma c'erano i vecchi comunisti, il vecchio sogno della sinistra, c'erano i compagni, c'erano quelli della resistenza, delle lotte operaie e contadine. Poi pian pianino questo partito è scomparso e ne ha preso il posto un altro, dal DS, PD, PDS, PD. È passato alle nuove generazioni, quelle con la ricchezza non sanno produrla, ma sanno come sottrarla, chi produce, e dissiparla con la minima, senza la minima preoccupazione per cosa sarebbe successo quando quella ricchezza fosse stata tutta consumata. La peste rossa con 100 sfumature di grigio dopo. Con la privatizzazione, del 95 del Monte, il 100% delle azioni sono in testa alla fondazione che il PD di allora si affretta a controllare tramite il comune, la provincia e ovviamente la regione, mettendo quindi tutto il CDA, compresi elementi dell'opposizione totalmente asservita, muta, cieca e sola. Praticamente da subito la banca smette di fare utili, arrangiandosi a dimostrare di aver guadagnato col plusvalore derivante dalla vendita di cespiti attivi, immobili, partecipazioni, tenute, mutui, riserve. Vendono tutto, anche da secoli, vendono tutto, a valori estremamente bassi, praticamente paga i dividendi degli azionisti, mangiandosi il capitale, le riserve, pagando gli utili inesistenti, il 48% di tasse allo Stato. Il processo diventa rovinoso quando nel 2001 il PD manda alla fondazione Mussari, Mussari io l'ho conosciuto, conosce anche lei, non è in grado di fare un bonifico bancario, diventa presidente di questa situazione qua. Mussari, scaduto il vecchio presidente, si autonomina presidente della banca. Al suo attivo ci sono operazioni di perdita secca della banca 121, le garanzie erano qui, perdita di una banca 121 e dell'Anton Veneta. L'arrogante disinvoltura di Mussari ci non ha precedenti nella storia degli affari. Botin, non so come si pronunci, presidente della spagnola Banco Santander, compra nel 2007 per 5 miliardi in Anton Veneta dall'olandese Amrobank, la rivende 3 mesi dopo per 10 miliardi a Monte dei Paschi. Sempre Bottini ha dichiarato ai giudici, testo dei giudici, che l'affare è stato trattato in 48 ore con 3 telefonate, senza neppure un incontro tra le dirigenze delle banche e senza una clausola di garanzia per evitare i vizi, difetti nascosti. Dopo si è scoperto che l'Anton Veneta era piena di crisi, che il suo valore reale era anche, non era neanche di 3 miliardi, che l'acquirente aveva anche l'obbligo di rimborsare 7 miliardi all'olandese Amrobank, da un prestito fatto comatoso a Anton Veneta. Tutte cose che il venditore si era guardato bene da rilevare, che valeva meno di 3 miliardi e pagato 17 miliardi, viene fatto in 48 ore, per telefono, senza garanzia. Alla fine l'Anton Veneta con 1000 filiali, il Monte ha dovuto disfarsi di 500 altre filiali per eccesso di presenza sul mercato. Come non pensare che dietro tutta questa situazione non ci siano i poteri forti che hanno manovrato tutto? Come non restare allibiti di fronte alla quiescenza di Banca Italia e di Consob, che non hanno sollevato il minimo dubbio, come era loro dovere, alcune obiezioni di fronte a questa operazione? Tutto il PD, i vertici del PD nazionali e locali, connesso tutto il paese, così al nuovo giovane pagato. La borsa no, la borsa premio a Santander con un 3% in più e con il Monte dei Paschi con meno 10. Il Banco Santander ha guadagnato in 3 mesi 5 miliardi di più. In quei giorni è stato deciso l'aumento del capitale della banca appunto di 5 miliardi. Saranno mica lì, solo che magari il Monte dei Paschi rivende e poi si ricompra con i suoi soldi la sua ricomprensione. Ha ristorato, non sono gli stessi. Bene, poi nel 2011 il bubone scoppia, la magistratura entra nella vicenda e scopre che tutte le cose che si sapevano già, l'inquinante ruolo della politica, della peste rossa, chissà di quale partito, abbiamo provato a vedere se era il Sud Tirolo Sport Partai, se era l'Unione Valdotene o il Partito Sardo d'Azione. No, è un partito preciso che c'è sempre stato e che ha incancrenito questa roba, l'inquinante ruolo della politica.
Bene, l'allucinante evidenza di una banca che in 10 anni passa dall'essere la più solida d'Europa alla larva attuale. In un documento ufficiale del 14 aprile, la procura di Siena accerta a carico dell'ex presidente Mussari e del vice direttore Vigni di qualche personaggio minore e generalizzato il perseguimento di interessi in generale distonici rispetto a quelli dell'ente, interessi di organizzazioni esterne alla banca ascrivibili in prima battuta al panorama politico locale e nazionale. Chissà di quali partiti sta parlando la procura, chissà di quali. Nel 2011 Mussari. Mussari, vabbè, poi rinviate a giudizio lei, è stato scelto lei perché ha rinviato, poi indagato con Profumo e Cecuzzi, tra indagati ci si capisce. La questione arriva con i derivati, che ha spiegato l'azionista di prima, il Monte dei Paschi e casse vuote, in fuga, pessimi investimenti, finanza creativa, lei trova che è disintegrata. La prima cosa che fa non è quella di andare a vedere chi sono i responsabili e riprendersi i soldi, andare a vedere perché la Banca d'Italia non ha controllato, la cosa non ha controllato, perché non ha denunciato Bottin, una transazione da Magliaro, in 48 ore si sono presi 5 miliardi, in 3 mesi hanno guadagnato 5 miliardi, ci sarà qualcosa? No, lei non fa così, lei che cosa fa? Magari sarebbe venuta a galla la verità sulla generalizzata incauta erogazione del credito a partire dalla società di Benedetti. C'è anche De Benedetti con 600 milioni, che è un terzo, perché avete dato 600 milioni anche a uno che ha un debito a una società sorgente di 1,8 miliardi. È così che il gruppo del Monte dei Paschi sta passando di mano alla multinazionale finanza nera, perché adesso c'è anche le finanziarie nere. Allora date una parte delle azioni della fondazione alle società sudamericane, poi a Rock, a un'altra fondazione che io conosco benissimo, americana, si prenderanno i 5 miliardi o meno di capitale, arriveranno al 62% della maggioranza e decideranno loro. Voi non conterete più niente, neanche i vostri dividendi, perché questa gente qua, lo sapete il mestiere che fanno, vengono, spolpano quello che c'è da spolpare e lasciano cadaveri da tutte le parti. Bene, il vostro investimento non tornerà più indietro, persone, rassegnatevi. Una cosa vi dico col cuore, ho finito, bocciate questo bilancio, mandate a casa tutto questo CDA. Mandate, fermate la peste rossa e capite bilancio che lo con degli specialisti, è roba da neuropsichiatria, sono finti dall'inizio alla fine, lo sapete benissimo, che sono tutti finti e ve lo metto in bocca con la semantica e con le parole completamente asservite al potere finanziario. Io vi ringrazio di questo intervento, grazie per la concessione e io mi ritorno a fare quello che facevo prima. Con la semantica e con le parole completamente asservite al potere finanziario. Io vi ringrazio di questo intervento, grazie per la concessione e io mi ritorno a fare quello che facevo prima.